nel 75, appunto, dimentico il fatto che è stato uno degli animatori dei Quaderni Poggibonsesi, questa rivista appunto che ha dato una voce intellettuale a Poggibonsi nel periodo del piano sviluppo economico. Nel 75 ha pubblicato questo studio sulla peste del 600, appunto bandiera gialla a Poggibonsi, e nel 1980 è uscito un suo ulteriore studio su Poggibonsi nell'età napoleonica. Ecco, queste forse sono le opere principali, quelle più note, insomma, che ne fanno uno studioso importante perché voglia lavorare sulla storia e sulla cultura valdelsana. Tra l'altro, ecco, abbiamo parlato poi di questo libro con figlio e nipote di Costantino Antichi, Fabio e Pietro, che prenderanno poi la parola. Ci è sembrato anche opportuno ricordare che quest'anno, il 2020, è il centenario della nascita di Costantino Antichi, scomparso prematuramente, e che insomma, è importante poi che non solo noi come società storica, ma credo anche la città insomma, restituisca insomma, il debito che hanno nei confronti di questo studioso, ricordando ecco, con qualche iniziativa che spero potremo prendere magari vedendoci in persona questa volta e non sullo spazio virtuale nel prossimo autunno, e ne ho già accennato anche all'assessore del Comune di Poggibonsi, col quale, ecco, ora vediamo se oggi pomeriggio arriverà, magari anche più tardi per dirci qualcosa, insomma, riparleremo poi di iniziative, magari dire, anche di maggior respiro per l'autunno. Io non entro nel merito del libro sulla peste a Poggibonsi, che però, ripeto, ha anche per me, anche per i miei personali interessi, molti motivi, molti aspetti intriganti, e magari se c'è tempo alla fine entrerò un po' nel dibattito su alcuni dei punti. Presenteranno, sono previste tre relazioni per la presentazione del libro, che sono quella di Rossella Merli, quella che è insomma, socia della Società Storica della Valdelsa, studiosa della storia della Valdelsa, che per la verità si occupa di etruschi prevalentemente e più professionalmente, diciamo, ma insomma, è interessata anche a altre epoche e fasi della nostra storia. Gabriele Beatrice, studioso dell'età moderna in modo particolare, che si è occupato della Valdelsa, anche se con particolare riferimento a quella emporese, che credo ci proporrà oggi dei raffronti con quell'area, e Giovanni Cipriani, professore dell'Università di Firenze, che ha studiato l'età moderna in molti suoi aspetti, anche in quello della storia della medicina e della farmacia, che ha studiato anche il tema dei contagi e che quindi dovrebbe, se riuscirà a collegarsi, mi pare di non vederlo ancora in collegamento. Ecco, e dovrebbe proporci una contestualizzazione, diciamo, del problema contagi in relazione ad ambiti territoriali più ampi, ad ambiti storici un po' più ampi. D'accordo, allora, visto che poi mi chiamano ancora per perfezionare i collegamenti, e visto che per ora non mi sembra di vedere la presenza di Nicola Berti, io taccio e lascerei allora la parola a Fabio Antichi, se è d'accordo. Allora, io approfitto di questa giornata per parlare di mio padre, però principalmente all'inizio vorrei porgere un saluto a tutti i presenti, da parte mia, di mia madre Fosca, ancora vivente, di mia sorella Vanna e di tutta la nostra famiglia. E un ringraziamento particolare alla situazione storica della Valdelsa ed in particolare al suo presidente Fabio Dei, per aver promosso questa iniziativa che, oltre ad avere un aspetto storico e culturale e anche medico, ricorda anche la persona di mio padre Costantino Antichi. Sì, che è mia moglie. Mio padre ci lasciò improvvisamente quando io avevo 24 anni. Sulla base dei miei ricordi, cercherò di raccontare la sua figura, la sua storia professionale, e la sua vita sociale e la sua attività letteraria.
Mio padre nacque nell'ottobre del 1920 a Poggio d'Orsi, in Via della Rocca, che è una strada situata nella parte vecchia del paese. Menone Oliburgo, che aveva combattuto al fronte nella Grande Guerra, iniziò ad aiutare Verona Vittoria, che aveva intrapreso un'attività commerciale di vendita ambulante di biancheria, in pratica faceva i mercati. La loro vita era molto faticosa. Il lavoro era duro, si può immaginare in quel periodo che cosa volesse dire andare in giro per le campagne, però era abbastanza redditizio. Mia nonna, soprattutto, che proveniva da una famiglia in cui erano 13 fra fratelli e sorelle, non voleva che il suo unico figlio, Costantino, facesse quel tipo di lavoro. Lui era importante che studiasse, doveva studiare. Per questo lo scrisse anche un anno prima a scuola e a 17 anni, non ancora compiuti, si diplomò maestro elementare. Siamo nel 1937 e mio padre vinse il concorso per entrare alla Farnesina, che era l'accademia che a Roma diplomava gli insegnanti di quella che prima si chiamava ginnastica, ora educazione fisica. Terminati gli studi e quindi divenuto professore di ginnastica, siamo purtroppo nel 1940 e l'Italia entra in guerra e Costantino frequenta la scuola ufficiale e diventa sottotenente dei bersaglieri. Al termine del conflitto ottenne subito la cattedra di educazione fisica alla scuola media Jacopo della Quercia a Siena, ma dentro di sé sentiva che la sua vera vocazione erano gli studi letterari e storici e per questo si iscrisse alla facoltà di magistero all'Università di Firenze e nel 1952 si laureò in lettere discutendo proprio una tesi di argomento storico con quello che allora era il rettore, il professor Barbagallo. Finalmente riuscì negli anni 60 a vincere la cattedra di lettere alla scuola medie Francesco Costantino Marmocchi, qui di Poggi Monsi, della quale dal 1968 divenne preside fino al giorno della sua morte. Mio padre aveva un carattere che lo portava ad avere facilità nei contatti sociali e nello stringere e consolidare le amicizie. Nella Poggi Monsi, che rinasceva dalla guerra e che vedeva uno sviluppo economico frenetico, cercava di portare il suo apporto in quelle che erano le attività culturali del proprio paese. Nel dopoguerra pubblicò articoli di cronaca locale e di sport per la Nazione, era molto appassionato del calcio, era tifoso del Poggi Monsi, e per il Giornale del Mattino, il quotidiano che veniva allora stampato a Firenze. Fu presidente del patronato scolastico per un certo periodo, mi pare anche direttore della biblioteca comunale, fece conferenze, era socio dell'Associazione Storia della Valdelsa, partecipò a convegni e nell'anno della sua morte era presidente della Lion Club del Valdelsa. Le sue pubblicazioni di storia locale iniziarono negli anni 50, quando con alcuni maestri elementari, ricordo maestro Achille Landozzi, il maestro Gaggelli, il maestro Pomi, non vorrei scordarmi qualcuno, il maestro Iozzi, l'amico fraterno Franco Del Sanna, il professor Leopoldo Burresi, fondò la rivista I Quaderni Poggibonsesi, di cui era anche direttore responsabile. Queste pubblicazioni potevano essere o una raccolta di articoli di storia locale o dei numeri unici dedicati ad un solo argomento, come la storia del castello di Strozzavolpe, la vita di San Lucchese, la vita di Francesco Costantino Marmocchi. La rivista si finanziava attraverso la pubblicità. Le ultime pagine allegate erano dei bozzetti pubblicitari e lette oggi riportano alla memoria i nomi di vecchie attività commerciali del tempo. Io ero molto piccolo in quegli anni e ricordo questi signori che, riuniti nello studio di mio padre,
discutevano, scrivevano con la vecchia lettera 22, usavano le veline, la carta carbone, i correttori e soprattutto fumavano tanto. Io quando entravo, a volte mi affacciavo in questa stanza, c'era una nuvola di fumo che sembrava di essere nella Valpadana. Questa esperienza convinse mio padre a scrivere un libro sulla storia di Poggi Bonzi, tutto suo, e così nacque il libro Poggi Bonzi. Tralascio di parlare del serio lavoro storico alla base dell'opera, come l'attenta e precisa ricerca delle fonti, ma vorrei raccontare il metodo con cui pubblicava le opere, perché un libro, logicamente, una volta che è stato scritto, deve essere anche pubblicato. Ed in un libro serio non vi potevano essere delle pagine pubblicitarie, come era nei quaderni Poggi Bonzi. Mio padre, come ho detto, aveva un carattere che lo portava facilmente a stringere amicizie, e molti dei suoi vecchi amici avevano fatto carriera nelle banche locali, e così per il libro Poggi Bonzi riuscì a far acquistare in anticipo un certo numero di copie, sia al Monte dei Paschi che alla Banca Toscana, copie che poi le banche avrebbero donato ai loro clienti come stella natalizia. In questo modo aveva i fondi per dare inizio alle stampe, ma oltre al reperimento dei fondi, mio padre pensava personalmente anche all'impaginazione del libro, alla scelta delle fotografie, delle copertine, alla commercializzazione e ad organizzare anche la presentazione. Il libro venne presentato al Circolo del Gabbione e fu un successo. Io ricordo, perché c'ho una foto, in cui si vede mio padre con al banco che firma le dediche agli acquirenti, perché veniva, quindi c'erano tutti gli acquirenti del libro in fila nei locali del Gabbione e lui firmava le dediche. In questa foto ci sono io, forse facevo le medie, lì accanto. E questa foto la ricordo veramente, la tengo come un ricordo di orgoglio nei confronti di mio padre. Il secondo libro, invece, La storia economica di Poggi Bonzi, lo scrisse insieme al suo fraterno amico, che era nato anche lui in Via della Rocca, Ubaldo Morandi, direttore dell'Archivio di Stato di Siena. Il libro è un accuratissimo studio storiografico dell'economia, ma per la pubblicazione questa volta mi era un editore. Questi sono i ricordi che io vi racconto. IRME, che era l'acronimo di Istituto di Ricerche di Mercato, ed era, ho questi ricordi del maestro, era il maestro Tucci di Poggi Bonzi. Nel libro, in un'appendice, sono presenti le storie di alcune aziende operanti allora in Valdezza, che rilette oggi ci riportano nella Poggi Bonzi degli anni 60 e del suo boom economico. Il terzo libro, Bandiera Gialla, venne pubblicato nel 75 e presentato al circolo, sempre al Circolo del Gabbione, con l'intervento di Mario Guidotti, capo ufficio stampa della Camera dei Deputati, noto critico letterario e fondatore del Teatro Popolo di Monticchiello, e dell'onorevole Martino Bardotti, professor Martino Bardotti, che anche lui era un amico di infanzia di mio padre e anche lui era nato in Via della Rocca. Nell'origine di questo libro ricordo che il suo amico, dottor Aldo Manetti, che era negli anni 60, 70 e anche 80, un noto medico di famiglia di Poggi Bonzi, possedeva una copia del diario di Domenico Della Rocca e, non riuscendo a leggerlo per i particolari caratteri grafici, aveva chiesto a mio padre di trascriverlo. E da lì nacque l'idea di scrivere Bandiera Gialla a Poggi Bonzi. Dopo la sua morte, grazie all'intervento di alcuni amici, che mi fa piacere ricordare, ormai sono persone defunte da tanto tempo, il professor Moli, che era allora presidente del consorzio Poggi Bonzi Produce, Vittoriano Gaggelli e sempre Martino Bardotti, venne dato alle stampe il libro postumo Poggi Bonzi nell'età napoleonica, che era un libro che lui aveva già scritto prima che morisse.
Successivamente la nostra famiglia pubblicò, siccome vi era una grande richiesta, una seconda edizione del libro Poggi Bonsi, la storia di Poggi Bonsi. Mio padre morì improvvisamente nel novembre del 1978. Aveva 58 anni e prospettava il suo futuro di prossimo pensionamento, allora si andava in pensione a 60 anni, dedito agli studi di storia locale, magari insieme al suo amico Valdo Morandi, nell'archivio di Stato di Siena. A questo punto concludo dicendo che mio padre amava ed era orgoglioso della sua famiglia. Ogni opera dedicata ad uno di noi. Era orgoglioso e amava la sua città, Poggi Bonsi e i suoi abitanti, ed era molto orgoglioso delle sue opere letterarie e storiche, in quanto con esse, diceva, rimaneva la memoria degli uomini, soprattutto i più umili, destinati all'oblio, ed anche la memoria di se stesso. Con questo concludo questo ricordo. Grazie, grazie mille Fabio, di questo ritratto così, così vivido. Ti ho ricordato anche una cosa che non ho detto prima e che mi pare importante. Questo sentimentisti non era uno studioso solitario, ma che stava al centro di una rete di rapporti importante. E dicevo appunto, come dire, che si preoccupava di un... non solo delle sue opere, ma di una crescita culturale complessiva, di creare ambienti, come dire, con la possibilità poi di sviluppare quello stesso tipo di interessi educativi e culturali che lui promuoveva. D'accordo, c'è stato qualche problema tecnico mentre Fabio parlava, anche io stesso sono stato costretto a uscire e rientrare perché qualcuno aveva tentato di condividere contenuti dello schermo, ma mi sembra che ora sia tutto risolto. Ci ha raggiunto nel frattempo il professor Cipriani, che saluto, e a questo punto allora invece passerei la parola a Pietro Antichi, il nipote di Costantino, che credo ci vorrà proporre delle riflessioni più specifiche proprio sul libro Bandiera Gialla a tutti i Bonsi. Prego Pietro. Eccoci, ti vediamo. Mi sentite? Sì. Ok. Buonasera a tutte e a tutti, sono Pietro Antichi, nipote di Costantino. Con immenso piacere partecipo a questa splendida iniziativa in occasione appunto del centenario della nascita di mio nonno, che prevede una rilettura del libro Bandiera Gialla a Poggi Bonsi, pubblicato nel 1975. Innanzitutto vorrei ringraziare Fabio Dei, presidente della Società Storia della Valdelsa, il quale ha dimostrato da subito grande interesse e sostenuto l'iniziativa mia e di mio padre di voler ricordare, far conoscere e riscoprire Costantino ed in tal specifica occasione il suo libro Bandiera Gialla. In primo luogo, grazie alla pubblicazione online del testo del libro integralmente digitalizzato e reso fruibile gratuitamente sul sito della Società Storica della Valdelsa, in secondo luogo mediante l'organizzazione di questo evento in videoconferenza. Ringrazio inoltre l'assessore alla cultura Nicola Berti, Rossella Merli, Gabriele Beatrice e Giovanni Cipriani per le loro relazioni che seguiranno. Purtroppo io non ho mai conosciuto mio nonno, morto nel novembre del 1978, ma ho avuto la fortuna di poterlo conoscere grazie ai suoi studi su Poggi Bonsi e dal suo vasto archivio. Archivio che sono riuscito ad analizzare più attentamente durante questi mesi di confinamento a causa del coronavirus. Ho avuto quindi il tempo per approfondire alcune tematiche dei suoi lavori incompiuti, dei suoi libri e delle sue riflessioni private. Da questi emerge l'immenso amore per Poggi Bonsi, la sua ricerca continua di informazioni riguardo alla storia della città, alle sue curiosità, alle leggende che stramandavano un tempo. Ma emerge anche uno sguardo attento al presente. Scrive costantemente cronache del suo tempo, per lasciare vivo un ricordo che altrimenti andrebbe perso. Dunque un approccio storico a tutto tondo, tipico dell'umanista che studia il passato per avere una chiave di lettura del presente e che lavora incessantemente per lasciare una traccia nel futuro. Una traccia che allo stesso tempo è un invito alle generazioni future a studiare e approfondire la storia di Poggi Bonsi. Infatti, la sua finalità era non solo di rendere i suoi scritti quanto più fedeli alle fonti,
ai documenti amministrativi e alle testimonianze del tempo, ma anche la loro trasposizione in un linguaggio democratico e accessibile a tutti i concittadini. In altre parole, i suoi scritti sono al medesimo tempo strettamente fedeli alla storia e raramente artificiosi e complessi. Sono dunque testi limpidi e ricchi di considerazioni personali, che rendono, a mio avviso, la lettura piacevole e scorrevole. Traspare, quindi, la sua missione didattica, l'insegnamento della storia locale a tutta la città. Nello specifico, Bandiera Gialla, narrando le due ondate di peste che si abbatterono tra il 1630 e il 1633 a Poggi Bonzi, racchiude tutti questi suoi propositi appena citati. È un libro che si rivolge ai poggibonzesi, offrendo uno spaccato della società dell'epoca, per mantenere viva la memoria di un passato di sofferenze ormai lontano, ma che in altre vesti si è riproposto durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa dell'incisivo e devastante impatto dei bombardamenti degli alleati sulla città di Poggi Bonzi. Ed è proprio la situazione drammatica vissuta dai poggibonzesi durante la guerra, una guerra che ha portato via amici e concittadini a lui cari, che lo ha spinto alla stesura di Bandiera Gialla. Mio nonno riscontrò dunque delle analogie con questo periodo della storia, ed io, d'altro canto, rivedo in Bandiera Gialla elementi comuni con la situazione attuale, un difficile momento in cui l'Italia è stata colpita aspramente dalla pandemia di coronavirus. Ed è questo il motivo principale che mi ha spinto a promuovere questa iniziativa. Costantino eseguì l'integrale trascrizione della cronaca di Domenico Della Rocca, intitolata Contagio dell'anno 1630 e delle conseguenze di essa nella terra e nel contado di Poggi Bonzi, risalente al 1634, e scrive Bandiera Gialla a Poggi Bonzi utilizzando come fonte prediletta questo manoscritto ed in secondo luogo anche altre testimonianze, provenienti da scrittori e storiografi che descrivono il fenomeno della peste che imperversò nel 1600 in tutta l'Italia. Testimonianze che riportano alla luce vecchie convinzioni, credenze popolari, sentimenti comuni di paura e angoscia, che si ripropongono in momenti di estrema difficoltà sanitaria, sociale ed economica, anche al giorno d'oggi, ciclicamente quasi fossero un substrato antropologico. Inoltre, curiose analogie col presente emergono anche dai provvedimenti presi dalle autorità pubbliche per contenere ed eliminare il fenomeno della peste, molto spesso simili nella loro ratio legis a quelle emanate in questi ultimi mesi dal nostro governo. Ne sono un esempio gli ordini emanati da Ferdinando II de' Medici, Granduca di Toscana all'inizio dell'emergenza della peste, i quali prevedevano il controllo dei forestieri alle porte della città da parte delle guardie, l'istituzione di un lazzaretto per gli ammalati, la distribuzione del grano ai poveri e l'imposizione della quarantena obbligatoria per chi arrivasse da fuori la città di Firenze. Inoltre fece stampare e distribuire le cosiddette bullette di sanità, le quali erano dei documenti simili alle nostre autocertificazioni, che dovevano essere tassativamente ed inderogabilmente esibite dai forestieri alle guardie delle porte della città e vidimate per potervi accedere legittimamente. Poggi Bonzi, che era sotto il dominio fiorentino di Ferdinando II, dovette adeguarsi al potere centrale e dunque controllare in questo modo gli spostamenti della popolazione e l'arrivo dei forestieri. Vi fu particolare rigidità nei controlli effettuati da chi proveniva da Colle Valdezza, città colpita ancora più gravemente dal morbo. Fu quindi ordinato di igienizzare le lettere consegnate dai colligiani e poggi bonzesi con il fumo del ginepro. La tecnica si chiamava fumata o arrosticcio, perché vi era la credenza che il fumo del ginepro o dell'auro avessero poteri disinfettanti. Tali provvedimenti però non evitarono l'arrivo della peste a Poggi Bonzi e durante la prima ondata la città si trovò in preda al panico. La peste non la si nominava nemmeno e per paura i bubboni erano chiamati enfiati, ascessi o carboncelli. Le misure per prevenire il contagio furono anche originali. Si pensi al panivendolo Lorenzo Manni, che ideò una ciotola a riforma di aceto nella quale disinfettare le monete dei suoi clienti, un po' come le soluzioni disinfettanti concentrate che troviamo oggi all'ingresso degli esercizi commerciali. Le porte delle case degli appestati furono serrate ed i malati messi in quarantena, soli ed isolati da tutti. Si cercava anche a quel tempo di contenere gli assembramenti e fu deciso di seppellire morti di peste fuori dalla città per garantire una maggiore igiene.
Tuttavia, durante la seconda ondata di peste, talmente era forte l'attaccamento da parte dei poggibonesi a San Lucchese, che deputati alla comunità concessero il 28 aprile lo svolgimento della celebrazione religiosa del Santo Patrono, con relative misure di sicurezza per evitare anche in questo caso assembramenti o, come scrive Della Rocca, per non avere occasione da truppassi. Si stabilì dunque che i partecipanti della tradizionale processione dovessero andare a coppie e a larghi intervalli. Un provvedimento molto simile al distanziamento sociale che dobbiamo tenere oggi per prevenire la diffusione del Covid-19. Si diffusero poi in quegli anni, prima a Milano, poi in tutta Italia, compresa anche Poggibonsi, molte credenze sulla diffusione della peste. A Milano si aprì la questione degli untori, come testimoniano il medico Tadino e lo storico Ripamonti, entrambi alle prese col cercare di definire quale fosse il paziente zero dell'epoca. Inoltre, molti credevano che la peste fosse seminata e diffusa da alcuni principi allo scopo di invadere la città di Milano e che anche gli immigrati fossero dei potenziali untori. E questa credenza non solo si diffuse nel popolo, ma anche tra i più dotti e tra le autorità. E poi anche Manzoni, che in appendice ai Promessi Sposi, nella storia della colonna infame, descrive l'ingiusto processo a Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, che sebbene innocenti furono accusati di essere untori e furono crudelmente torturati e poi giustiziati in pubblico. Il termine untore è stato utilizzato molto spesso e impropriamente in questi ultimi mesi dalla stampa e sui social network, generando in molti casi odio, pregiudizi e accanimenti verso i portatori del virus, proprio come avvenne nel 1600. Possiamo infatti dire che tante colonne infami sono state rette sul web in questi ultimi mesi. Vorrei infine dire che nell'archivio di Costantino ho ritrovato alcuni scritti mai pubblicati, tra cui un libro a tratti autobiografico intitolato La vita di Gioele. Leggendolo ho scoperto che le considerazioni personali e le descrizioni della città di Poggibonsi inserite in bandiera gialla sono state trasposte da quest'opera, la quale racconta la difficoltà nel dopoguerra di rialzarsi dalle macerie e dai bombardamenti e ricominciare a vivere. Quindi bandiera gialla attinge dalla vita di Gioele, creando un legame ed un dialogo tra le due opere. Entrambi hanno persino la stessa introduzione, che per concludere vi vorrei leggere per dimostrare la forza dell'amore di mio nonno verso Poggibonsi e verso Poggibonsi. Nell'introduzione scrive così: piccola è la mia città, ma la mia fantasia eccitata essa si svela meravigliosa, piena di fascino, intrisa di misteri, che mi si scoprono, ora improvvisamente, ora lentamente, con un ritmo indicibile e dolce. Il mio mondo, tutto il mio mondo, tante volte sognato e vagheggiato, è qui. È in queste strade strette e tortuose del Borgo Vecchio, negli ampi viali del Borgo Nuovo, nelle modeste ma linde casupole ammassate le una sulle altre irregolarmente, negli alti edifici, miracoli della tecnica moderna e del cemento armato, nelle fabbriche pulsanti di vita frenetica, nei rari giardini pubblici, ove chiamate ontani aspettano con pazienza il succedersi delle stagioni. Nei fumosi caffè ritrovi provinciali di gente semplice, nelle due chiese maggiori e nei santuari, sacri alle pie memorie dello spirito, nell'antica derelitta fontana duecentesca, ricoperta di muschio anch'esso antico, nei colli che la fasciano in un amorevole amplesso, nei fiumi che scorrono sinuosi attraverso una terra fertile, nel cielo azzurro, nei voli delle rondini, nel cadere delle foglie, nell'esplodere repentino delle gemme sui rami rinsecchiti degli alberi. Ma il mio mondo è, soprattutto, nei volti dei miei concittadini, ora semplici, ora smaliziati, negli occhi chiari degli adolescenti, nelle chiome canute dei vecchi, nei cuori, nelle anime che hanno reazioni e pulsazioni diverse, nelle lacrime versate, nei patimenti sofferti con dignità, nelle gioie che prorompono irrefrenabili, nelle lotte dure per l'esistenza, nel male e nel bene, nel fango e nel paradiso, nella perfidia e nella generosità che agitano, mescolano tutta questa mia gente in un dramma sempre rinnovantesi, in una commedia sulla quale mai cala il sipario, della fine di quella città e il grande palcoscenico.
e gli uomini, le donne, i fanciulli sono gli attori, i veri inconsapevoli attori, ed anch'io sono uno di loro. Grazie. Lascio la parola. Sì, grazie Pietro. Non si possono fare applausi online, però è come se li facessimo. No, ti ringrazio per due cose. Per uno, per questa lettura, oltre che per tutta la tua relazione piena di spunti interessanti, e questa lettura che ci ha ricordato anche la prosa che caratterizza Costantino Antichi, no? Diciamo una prosa forse di una generazione particolare, forse una prosa che ha fatto sì anche che non tutti avessero apprezzato, diciamo, le sue opere, ma che, come veniva ricordato sia da te sia da tuo padre, ha dietro di sé la volontà di democratizzare il sapere, no? Diciamo così, di portarlo a tutti, di non fare una storiografia legata solo a pochi addetti ai lavori, agli interessi, di pochi intellettuali locali. E la seconda cosa per cui ti ringrazio è aver ricordato questa presenza di inediti, in modo particolare di questo diario sull'uscita dalla guerra, sul periodo della ripresa, insomma, che mi sembrano molto interessanti e sui quali credo varrà la pena poi fare qualche considerazione, capire se è possibile, per esempio, una pubblicazione di questi inediti, insomma, che mi sembrerebbe molto interessante. Allora, passerei alle altre relazioni previste, cominciando da quella di Rossella Merli. Rossella, vai. Allora, buonasera a tutti. Mi scuso per qualche chiacchiericcio che avrete sicuramente sentito prima, perché a un certo punto il mio schermo è diventato completamente nero e sono andata letteralmente in panico. Dunque, venendo all'argomento, ma direi che molto è stato già detto da chi ha parlato prima di me su Bandiera Gialla. Non so se riesco a inquadrarvelo. Questo è il volumetto. Bandiera Gialla Poggi Ponzi, 1630-1636, di Costantino Antichi, che fu pubblicato nel 1975 a cura del Circolo Il Gabbione di Poggi Ponzi. Infatti è prefatto da Guido Morelli, che all'epoca era presidente di quel circolo. Fu stampato dalla tipografia di Santi Burresi e vale la pena dire che il testo è corredato con delle belle fotografie di Carlo Fiorentini, una delle quali è utilizzata anche per la copertina. Mi sentite? Ti sentiamo, Rossella, si sente. Perfetto. Se stai distante dal microfono, dalla videocamera, ti vediamo anche meglio. Così? Dunque, il titolo del volume ovviamente cita il segnale di contagio, la bandiera gialla, il tradizionale segnale della malattia contagiosa. E infatti, appunto, come è stato detto, oggetto dell'opera è questa epidemia di peste che con due assalti, come li chiama anche l'autore, col Pippo Gevonzi all'interno del Granducato di Toscana nel 1630 e nel 1633. Nella presentazione, ma poi l'autore le riprende anche nelle annotazioni finali, si precisa che mi sentite? Credo che qualcuno abbia il microfono acceso e l'eco. Via, riprovo. Ora va bene. Ora va bene. Quindi, dicevo, fonte della narrazione è la già citata cronaca del poggibonzese Domenico della Rocca, dal titolo Contagio dell'anno 1630 e delle conseguenze di esso nella serra e contado di Poggibonzi, eccetera, eccetera, descritte per me Domenico della Rocca, terrazzano poggibonzese, l'anno 1634. Cronaca questa degli avvenimenti di un piccolo borgo della Toscana, del Granducato di Toscana, ma preziosa, perché Domenico della Rocca era un sopravvissuto, aveva vissuto personalmente l'orrore di questa pestilenza.
Oltre a questa fonte, che all'epoca in cui Costantino Antichi la usa era inedita, l'autore informa anche di aver utilizzato ampiamente un altro documento, allora altrettanto inedito, ovvero il repertorio di Clemente Casini, Poggi Bonzese. Repertorio è un diario scritto in realtà facente riferimento ad un periodo molto distante dalla peste, perché il diario di Clemente è scritto fra il 1782 e il 1832, ma che fu prezioso per Costantino come fonte, lo dice lui stesso, di informazioni topografiche per una ricostruzione della Poggi Bonzese antica. Quindi si avvantaggiò anche dell'opera del Casini. Ambedue queste opere, sia l'opera della Rocca che il diario del Casini, o il repertorio, poi nel 2000 sono state pubblicate a cura dell'Associazione ASTOP, Associazione Storica Poggi Bonzese. Allora erano inedite. Ma Antichi tiene anche ad informare i lettori di avere puntualmente controllato i fatti raccontati dal Della Rocca sugli atti ufficiali della comunità di Poggi Bonzi presso l'Archivio di Stato di Siena, ma anche presso la Curia Vescovile di Colle di Valdelsa, avvalendosi quando necessario dell'aiuto e del consiglio del suo amico di studi Ubaldo Morandi, che è stato anche precedentemente nominato. Si è detto per inciso che Domenico Della Rocca apparteneva ad una delle famiglie più antiche e più ragguardevoli di Poggi Bonzi, i cui componenti avevano occupato e occuparono per secoli posti di riguardo nella vita cittadina. Una pubblicazione piuttosto recente del 2012, senza data, ma del 2012, dedicata ai Della Rocca, è stata curata dalla professoressa Maria Giorgetti Guidi ed edita a sua volta dall'Associazione Storica Poggi Bonzese. Come ha detto giustamente e correttamente, puntualmente, il nipote di Costantino, scopo dell'opera, dichiarato proprio dall'autore, è rendere testimonianza a distanza di oltre 3 secoli del periodo della peste, con riferimento, dice l'autore, a 3 caratteristiche fondamentali, che furono la perizia dei governanti di allora, non solo il Granduca, ma anche i governanti locali di Poggi Bonzi. Il dolore del popolo vessato da questa malattia orrenda e dalla carestia che vi fu inevitabilmente intrecciata, ma anche la fede religiosa delle anime ingenue, come dice Antichi. Ed ancora, analizzare la natura umana, niente di più giusto, perché mai come in questi frangenti scaturisce il prisma nel bene e nel male dell'animo umano, e nel contempo risuscitare. Usa proprio questo termine, sulla base di una valida documentazione, la vita della Poggi Bonzi del Seicento. E il tutto, come è stato già detto, alla luce di una riflessione espressa nell'introduzione dall'autore sulle affinità fra le tribolazioni della generazione di Poggi Bonzesi, fra cui l'autore stesso, che aveva vissuto la guerra con tutte le sue atrocità, con i bombardamenti di Poggi Bonzi, che furono qualcosa di molto particolarmente atroce, e gli antenati del Seicento, che a loro volta avevano invece fronteggiato l'epidemia di peste, la cui narrazione dunque doveva servire anche a preservarne la memoria. Mi verrebbe da dire che in quest'opera di divulgazione, anche con intento didattico, se si vuole, e memoriale, l'opera appunto Bandiera Gialla si accosta moltissimo a quella che oggi si chiama Storia per il pubblico, storia di uso pubblico. Oltre a quanto si è detto nell'introduzione, infatti, Antichi traccia un excursus dell'epidemia di peste del passato, quindi c'è proprio questa volontà anche didattica di soffermarsi sull'argomento in generale. Parla dell'epidemia biblica ai tempi di Re Davide e del profeta Gad, si sofferma sulla peste di Atene del 430,
narrata dallo storico Tucidide, un capitolo di storia che da sola meriterebbe veramente un dibattito, uno studio approfonditissimo sulla peste nera della Firenze del 1348, insomma quella del Boccaccio, e sulla peste manzoniana, che poi fu responsabile del contagio che finì per arrivare anche nel Granducato di Toscana. Quindi, in un capitolo successivo, che è poi il primo in cui entra in medias res, l'autore narra, e qui in modo molto romanzato e fantasioso, la decisione del Della Rocca di scrivere la sua cronaca e l'incipit della stesura. Ed è interessante rilevare che questo capitolo si apre con l'immaginaria narrazione di una sorta di passeggiata, di percorso proprio, di passeggiata all'aperto, che Della Rocca sulla pagina di Antichi compie fino a raggiungere l'altezza di Poggio Imperiale e contempla poi il panorama del borgo sottostante. È un espediente narrativo efficace perché offre all'autore lo spunto per tratteggiare i fatti salienti della storia di Poggio Bonzi, di soffermarsi con dettagli minuziosi anche sull'aspetto urbanistico della città di allora, le mura, le vie interne e esterne, la piazza del mercato, il palazzo pretorio, le chiese, i santuari, ma anche la vita pubblica, e il tutto in un tono fra lo storico, il narrativo, il poetico, che perdura poi per tutto il testo e rivela l'amore profondo che Antichi aveva per la sua terra. Da lì in poi prende il via la storia della peste. La storia della peste a Poggio Bonzi sulle pagine di Bandiera Gialla è definibile come una miniera di vicende, di notizie storiche, di storie nella storia, di storie di singoli personaggi, descrizioni minuziose dei sintomi, anche abbastanza ripugnanti, delle manifestazioni della malattia, rimandi narrativi alla caccia agli untori di Milano, ma anche di lunghe e dettagliate digressioni su quella che era la struttura e quelle erano le competenze delle magistrature cittadine di allora, comprese quelle elette straordinariamente per far fronte al contagio. Noi non potremo soffermarci che su qualche passaggio. Rifacendomi a quello che si è detto prima di me, le analogie veramente forti fra allora ed oggi, Antichi inizia la narrazione dicendo: il male veniva dal nord. A partire dal 1629 la peste infatti dilagò. Milano, Bergamo, Como, Venezia, Padova, Verona, Bologna ne furono spopolate, quindi giunse a Firenze, passò l'Appennino, giunse a Trespiano e quindi investì Firenze. Il Granduca giovanissimo, Ferdinando II de' Medici, impose direttive sanitarie molto severe, di queste si diceva anche nell'intervento precedente al mio. Queste direttive non impedirono la morte di ben 9.000 fiorentini solo nei primi mesi di contagio. La malattia dilagava, accompagnata dalla carestia. Si combatteva, come riporta Antichi stesso, con l'oro, cioè con contributi per combattere la carestia, con il fuoco con il quale si purificavano le masse rizie degli appestati, con la forca per chi non si atteneva alle direttive sanitarie. A Poggio Bonzi però si iniziò ad avere paura solo intorno al 1630, quando le magistrature locali iniziarono a mettere in atto i provvedimenti granducali. Si è già detto in precedenza: bullette sanitarie per chi si spostava, segregazione fra le mura della città. Noi sappiamo che in quel periodo furono rialzate e restaurate, divieto di aggregazione sociale, che i poggibonzesi accettarono molto male. Addirittura si verificò perfino una ribellione dei frati di San Lucchese, che rifiutavano questa serrata nel convento. Si combatteva il rischio del contagio a suon di leggi, minacce, paure. E la fame la si combatteva con gli aiuti granducali, per quanto insufficienti,
e con la distribuzione pubblica di grano, di farina e di pani, e tutto ciò non senza contrasti continui. Frattanto, nel settembre successivo, Silvano, io vedo se mi sentite? Sentiamo. Frattanto, nel settembre successivo, dicevo, i centri vicini a Poggi Bonzi cominciano ad essere raggiunti dal contagio. San Casciano, Tavarnelle, Barberino, Valdelsa. Poi, stranamente, il contagio salta momentaneamente Poggi Bonzi, va a Colle di Valdelsa, e quindi a Poggi Bonzi ci si serra ancora maggiormente e si reagisce con delle difese contro l'arrivo dei collegiani, in particolare usando, come dice l'autore, sia le maniere buone che l'archibugio. E si disinfettavano, come ha detto prima, con fumate arrosticci di ginefro e di alloro, tutti gli oggetti che entravano da fuori, specialmente lettere, che i collegiani cercavano di far pervenire a Poggi Bonzesi, perché Poggi Bonzesi poi le inoltrassero ai destinatari. Addirittura da Colle fuggì anche il vescovo. Era Cosimo della Gradesca, fuggì e mentre la peste infioriava e si rifugiò qui nel contado Poggi Bonzesi a Talciuna. Ma è interessante notare, e qui devo dire che Antichi insiste molto a più riprese su questo aspetto, che insieme all'ansia serpeggiava anche tutta una serie di atteggiamenti che sono proprio simili a quelli a cui purtroppo assistiamo anche oggi, ovvero continue trasgressioni alle misure di igiene pubblica dovute a vario scopo di lucro, ignoranza, indifferenza, incredulità del male, favorite naturalmente dalla scarsa attenzione e talora anche dalla corruttibilità delle forze dell'ordine. Neppure la presenza a Poggi Bonzi del commissario di sanità Gondi, venuto da Firenze, riusciva a garantire la prevenzione. E alla fine la peste arrivò. Nel 1631 la peste comparve nel contado di Poggi Bonzi, a Cedda, dove un tale Pietro Fusi, colono nel podere della parrocchia, si contagiò, pensando bene di trasgredire le direttive sanitarie e di andare a vendere uova, pollame e selvaggina a Firenze. Credette di aver fatto una cosa buona e di essere evidentemente invulnerabile. E invece la malattia lo colse qualche giorno dopo era tornato, lo lasciò incolume, ma uccise tutti i suoi familiari. Questo fatto non impedì che il 1 marzo, immediatamente successivo, avesse luogo una solenne processione da San Lucchese all'oratorio della Madonna delle Grazie del Piano, un oratorio carissimo ai Poggi Bonzesi, oggetto di una grande devozione per la richiesta di grazie. Oggi a Poggi Bonzi questo oratorio non esiste più, era nella zona chiamata L'Appeso. E questa processione venne intesa proprio come una festa, tant'è vero che venne preceduta la sera prima dai falò accesi nei vari quartieri del borgo e la sera successiva addirittura dai fuochi lavorati, ovvero dai fuochi artificiali. Quindi bisogna immaginare il concorso di persone, l'aggregazione di gente che questa processione favorì. Tra l'altro era una delle tante processioni, perché a più riprese, soprattutto perché l'aveva promosse l'allora proposto della collegiata, il Bartoloni, ma anche la compagnia delle Stimmate fu attivissima nella festa a Poggi Bonzi, erano state fatte numerose processioni. Fino allora non avevano portato a risultati nefasti, questa fu fatale. D'altra parte ci si era cominciati a convincere che in assenza di rimedi medici la fede, la penitenza dell'animo e del corpo potessero essere di rimedio alla pestilenza, che a sua volta era ritenuta un castigo divino. E non a caso, su iniziativa della Compagnia delle Stimmate e del proposto Bartoloni, fu messo in campo anche un predicatore
Benedetto Bacci, oggi beato fra l'altro, il quale era noto per delle prediche che spaventavano, anche in quel caso fece una gran paura a tutti, e per la ferocia delle punizioni che si infliggeva, fra l'altro cappi di filo spinato intorno al collo, perché evidentemente riteneva che fossero utili a allontanare questa sorta di castigo divino. L'aggregazione fu ingente, fu fatale, le preghiere fino allora rivolte a San Lucchese, a San Rocco, non si citano altri santi della peste, alla Vergine Maria, non impedirono che circa 20-27 giorni dopo la peste si manifestasse a Poggibonsi. Non so se sia da considerare paziente zero il Fusi di Cedda o paziente zero la povera Giovanna Manni, la quale, avendo dato alla luce una bambina che nacque morta e morta lei di parto, fu subito individuata dal cerusico che era presente al parto come malata di peste. Infatti le scoprì un bubone a linguine, se ne stette in silenzio, non lo disse, sostenne che la poveretta era morta di parto, ma in breve tempo morirono quasi tutti in quella famiglia. Si salvò solo una bambinetta, morì perfino la levatrice. Intanto furono chiusi in casa, serrati lì, e cominciò l'epidemia. L'epidemia del 1631. E naturalmente l'unica difesa fu chiudersi in casa, Firenze bandì Poggibonsi. La malattia orrenda si unì alla fame, peggiore di prima, nonostante l'apporto pubblico, la miseria fu terribile, se si pensa che nelle casse degli appestati oltretutto non rimaneva niente, perché veniva lanciato tutto dalle finestre e dato alle fiamme. I luoghi divennero deserti e strani a vedersi. Tutti i rimedi medici risultavano inutili, salassi, purghe, incisione di bubboni, ma anche applicazione di vescicatori, cioè farmaci che favorivano le vesciche, quindi si cercava di fare esplodere questi bubboni. Insomma, chi guariva, guariva spontaneamente, e chi moriva era in grande numero, tant'è vero, si dovette perfino istituire un nuovo cimitero alle falde di Badia, più o meno dove ora Poggibonsi è la Cappella dell'Elsa. Come dice Antichi, una città, un borgo, via, un borgo pieno di strade dai nomi graziosi, si riempì per contrasto di fessori terribili. Ai fessori della malattia, che è di un ripugnante indescrivibile, si mescolava l'odore altrettanto ripugnante dell'aceto forte con cui i cittadini si lavavano le mani, come si fa noi con la mucina. E tuttavia, anche in questa situazione non mancavano speculatori che, sfidando il male, ne traevano vantaggio. Quante cose fanno pensare ad oggi. Ma poi, quando tutti avevano perso speranza, nel giugno del 1631 la peste si dilegò, ma nel 1633, e l'autore mette due capitoli a separazione dei due eventi, due capitoli in cui si intrattiene sulle magistrature poggibonsesi, e poi dire che nel 1633 ritornò, mi viene da pensare, come uno tsunami. Ritornò implacabile e più forte di prima. Anche questa volta arrivò da Firenze. Paziente zero fu Simone della Scanghera. Simone della Scanghera, che il quale era un contadino, che lavorava in un podere oltre la staggia, che pur sospettando che la propria madre, che stava a Firenze ed era chiamata Caterina la Scanghera perché camminava tra sbilenca, fosse morta di peste, si recò tuttavia a Firenze per prenderne l'eredità, perché questa signora che faceva la rigattiera, ma dava anche soldi in prestito, insomma, aveva rimesso insieme una discreta ricchezza. Saputo della morte, quindi Simone si recò a Firenze per prendere l'eredità, pensando che, essendo morto anche il fratello, qualcuno gli portasse via tutto. Antichi insinua anche il dubbio benevolo
che Simone avesse pensato che potessero essere i familiari morti di peste e che quindi avesse voluto portarsene via le cose per impedire il contagio. Insomma, tanto fu che a Firenze andò, tornò, dopo qualche giorno si ammalò, c'è una descrizione dei sintomi molto minuziosa, naturalmente contagiò i familiari, si salvò solo la moglie e sopravvisse. La storia di Simone della Scanghera è molto interessante perché, come si è detto prima, a Poggiomozzi non si verificò la caccia agli untori. Non ci fu caccia agli untori, furono solo levate di sorno alcune tovaglie da altare perché qualcuno pensò che qualcun altro l'avesse toccata in un modo strano, ma la caccia agli untori non si verificò. Nella storia di Simone della Scanghera, invece, si verificò proprio un elemento di odio sociale formidabile, anche questo non estraneo alla vicenda che stiamo vivendo anche noi. Quando si seppe che aveva portato il contagio dentro il borgo, ma soprattutto quando si seppe la ragione per cui l'aveva portato, cioè andare a prendere queste ricchezze a Firenze, si sviluppò una rabbia nei cittadini, una tale credenza di male nei riguardi di questa figura, fu ritenuta addirittura posseduta dal demonio, che alla fine, insomma, il podestà lo chiamò e per dare veste legittima alla pubblica sete di vendetta lo costrinse al più orribile dei mestieri, cioè quello di fare il becchino. E di becchini purtroppo ce n'era bisogno, perché il secondo assalto di feste fu così forte e fu anche così improvviso che da Firenze giunse di nuovo un commissario sanitario, questa volta Niccolò Cini, che pensò bene di andare a stare a Montelonti, fuori dalle mura, ma che fu molto più abile del Gondi precedente nell'imporre delle regole. Fu stabilita la quarantena, fu dato impedimento alle aggregazioni sociali, ivi compresi i giochi dei ragazzi per le piazze, per le strade o fuori dalle mura, tant'è vero che i ragazzi andavano a giocare sulle altane, sulle terrazze, sui tetti. Sembra rivedere scene che abbiamo visto anche noi, non di rado, in televisione. Un impedimento all'aggregazione sociale, un isolamento che, data la grande miseria, non impedì però che si lasciassero lavorare i poggiomozzesi, ognuno in casa propria, all'industria della seta. Un argomento questo mi è parso estremamente interessante. Evidentemente ognuno aveva degli allevamenti di baco da seta e quindi poterono, nonostante dovessero starsene isolati e serrati, continuare a dedicarsi a questa occupazione. Fu aperto poi un lazzeretto all'abbazia di Marturi, oggi si chiama Abbadia, e all'epoca l'abbazia dei Marturi era proprietà delle monache brigidine del Paradiso, e nel lazzeretto, che i foggimonzesi guardavano con terrore, operavano due frati cappuccini fatti venire da Colle, e fu chiamato anche un cerusico fatto venire dall'ospedale di Santa Maria Nuova. E tra gli isolati si diffusero anche le credenze più svariate. Noi sappiamo che la tendenza al complottismo è tipica di questi frangenti. In questo caso, fra le altre credenze, una fu anche molto crudele, cioè si pensò che a diffondere l'epidemia fossero i cani, e nonostante fosse data precisa direttiva di non ucciderli, ne fu compiuta una vera e propria strage. Si viveva sospesi, racconta l'Antichi, tra la paura e la fame, sebbene appunto fosse stato concesso di potersi dedicare alla produzione della seta. E in questo incubo, tuttavia, non mancavano gli eroi. I nostri eroi sono stati i nostri medici e i nostri infermieri. Allora erano le compagnie religiose. E a Poggiomozzi, come ho già detto, particolare generosità ed eroica abnegazione si ebbe soprattutto ad opera della Compagnia delle Stimmate e soprattutto di un poggibonzese di straordinaria generosità che si chiamava Raffaello Rosi. E poi,
come Dio volle, anche in quel caso nel giugno si giunse alla fine della peste. La peste si rilevò. Per chiudere non resta che prendere atto, come ha già detto il nipote di Costantino, di quanto sorprendenti, sinistre, addirittura inesplicabili, siano le analogie fra i comportamenti sociali, le vicende suscitate dalla peste di allora, seppure in un contesto storico completamente diverso, e il Covid-19 di oggi. Comune denominatore? La non conoscenza del male. Come ci dicono i medici anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non sappiamo di questo virus bene il comportamento, perché non lo conosciamo. Ma oltre questo anche la mancanza di rimedi efficaci. Noi ne sappiamo qualcosa, se non erro siamo tutti in attesa di un vaccino che ci liberi. Ma anche purtroppo un archetipo probabilmente della coscienza collettiva, che è fatto di disubbidienza alle regole. Antichi racconta molto di queste trasgressioni, di presunzione di invulnerabilità, di superficialità e di ignoranza, che insieme all'insofferenza dell'isolamento, alla rabbia contro queste regole date per proteggere e alle fantasie complottistiche, giocarono allora, come giocano oggi, partite molto importanti su uno scacchiere che da sempre, come si vede, oscilla fra la paura da una parte e terribili modi di esorcizzarla dall'altra. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Rossella. Ci ha dato un quadro molto chiaro del libro e dei suoi contenuti, anche molto dettagliato, nel quale vediamo anche due linguaggi diversi, no? Che cercano di affrontare il problema, che sono quello religioso da un lato e quello di una scienza che supporta l'autorità amministrativa civile, diciamo così, che è ancora però molto debole, che non ha dalla sua parte insomma, certezze, ecco, nemmeno, come dire, si può paragonare con la relativa ignoranza di oggi rispetto ad un virus nuovo, certamente, però come dire, anche la debolezza complessiva, diciamo, organizzativa, no, dell'impianto, cioè un medico, c'era un medico e due cerusi, c'è Poggi Bonzi, che devono fare tutto e che di fronte alla paura del contagio poi rifiutano anche di andare a visitare i malati, no? Quindi quello è il contrario della retorica dei medici come degli infermieri come eroi di oggi, no? Ecco, esattamente. Va bene, d'accordo, ti ringrazio e nel frattempo mi ha contattato Nicola Berti, che purtroppo ha avuto un piccolo incidente, un problema di salute che non gli ha consentito di essere con noi, si scusa, vi saluta tutti e vi dicevo, spero che poi per l'autunno con l'amministrazione comunale potremo insomma, prendere nuove iniziative. Ecco, e a questo punto non prendiamo altro tempo e diamo la parola al professor Gabriele Berlice, che ringrazio di aver partecipato a questo nostro incontro. Buonasera, ringrazio, sono io a ringraziare tutti voi, il professor Dei, la Società Storica della Valdelsa, per questa opportunità, anche un'opportunità di scambio, diciamo, di informazioni tra due realtà che sembrano diverse, ma in realtà sono veramente molto simili, cioè Empoli e Poggi Bonzi. Empoli è un po', diciamo, il punto terminale della Valdelsa dal punto di vista commerciale, viario, verso l'Arno, però diciamo che è agganciata comunque a tutta una serie di assi viari, poi dopo ne parlerò brevemente, e tra cui c'è anche appunto la Valdelsa, insomma, quindi tutte le direttrici che attraversano Empoli, ma non partono da Empoli, ma attraversano Empoli, contemplano anche appunto la direttrice nord-sud che dalla Val di Nievole, quindi dal Padule di Cusecchio, Vienti a Padule di Cusecchio, arriva fino poi, passando da Empoli, fino a Siena, allo Stato Nuovo, diciamo. Quindi è una realtà comunque vicina, anche se è una realtà Empoli più legata all'Arno, ovviamente, che è legata alla Valdezza, però diciamo ne parleremo.
Ora, sul libro è stato già detto molto, quindi non mi dilungherò, dico solamente faccio solamente due osservazioni. La prima è che ho letto con piacere il libro dell'Antichi perché è veramente una lettura che, detto proprio in gergo, si fa leggere. Cioè, una lettura che sta a metà strada tra la storiografia e la divulgazione e che per l'epoca in cui è scritto è moderna. Nel senso che oggi per noi è un po' scontato vedere storici, penso per esempio alla figura di Alessandro Barbero, che occupano anche un posto nella società e nella divulgazione, anche di massa, diciamo un posto preminente, diciamo, e che usano anche una narrazione storica di un certo tipo, quindi alcuni escamotage narrativi, lo dico in senso positivo questo. Per cercare veramente di arrivare, quindi per cercare di democratizzare, come è stato detto giustamente, il sapere, no? Per non farlo rimanere solamente nella rocca un po' diciamo, dell'universitaria, un po' della torre d'avorio, ecco. Cercare di calarlo un po' nella società. Quindi da questo punto di vista l'Antichi è stato molto moderno perché ha cercato di rendere accessibile, fruibile appunto un sapere storico, storiografico. Anche che non era così immediatamente fruibile, ecco, al cittadino medio. E che è molto, per il linguaggio, diciamo, che l'antichi usato, è molto diretto, quindi è veramente alla portata di tutti. Io sono un insegnante di scuola secondaria e nella scuola, per esempio, è prassi comune, per esempio, operare metodologie didattiche come il gioco di ruolo, la drammatizzazione, per esempio, quindi calarsi nei panni di un cittadino di una qualsiasi epoca e cercare di appunto sondare quali sono le problematiche anche della vita quotidiana, la vita comune che un cittadino immerso nel grande evento si trova a dover affrontare. Ecco, da questo punto di vista potrebbe essere anche un buon strumento didattico, perché alcuni stralci sono veramente chiari, puntuali, riescono a veramente catturare l'attenzione del lettore. Leggendo il libro ho fatto anche un'altra considerazione, che il libro dell'Antichi è un po' un documento nel documento, cioè nel senso non solo perché ci parla appunto della peste del XVII secolo, degli anni 30, cosiddetta peste manzoniana, ma anche perché ci fa vedere come, quale fosse la mentalità di un uomo degli anni 70. Ora io sono nato dell'86, quindi per me gli anni 70 sono già il passato, diciamo. Costantino Antichi, quando va a scrivere della peste, non riesce a fare un paragone per farla capire contemporanea, far capire diciamo, la drammaticità della situazione, fa il paragone con la Seconda Guerra Mondiale, che era un evento comunque vicino, però passato comunque, uno scampato pericolo, una grande tragedia collettiva che comunque era certo, per certi versi simile all'epidemia del 30, del 33, diciamo, del 600, però comunque diversa per sotto moltissimi punti di vista. Invece oggi, se un lettore va a leggere gli stessi documenti che ha letto l'Antichi, veramente pensa tutt'altro. Quindi abbiamo purtroppo per noi dei riferimenti legati alla quotidianità molto più stringenti. Non solo il coronavirus, quindi il Covid-19, ma pensiamo anche a tutta la serie di epidemie che noi oggi abbiamo conosciuto nel giro di anni, quindi la viaria, la SARS, la suina e poi la crisi economica. Quindi noi stiamo vivendo una fase critica, se vogliamo, di un certo periodo storico, in una fase in cui abbiamo appunto crisi economica, insicurezza. Abbiamo insicurezza politica, abbiamo incertezza nel futuro profonda, che invece probabilmente Costantino Antichi non aveva. Quindi leggiamo, diciamo, possiamo leggere i documenti in maniera diversa, con un'altra ottica, e vediamo invece come li leggeva diciamo, uno storico, degli anni 70, che invece vedeva nel documento altre cose, con un fortuna per lui, non poteva collegarli, diciamo, alla stringente attualità. Quindi era una riflessione che stavo facendo. Ed è anche diciamo, la bellezza, se vogliamo, della storia. Se la storia appunto ci dà delle risposte sul presente, è anche vero che presente che vai, diciamo, risposte che trovi. Cioè i documenti colpiscono e vengono letti anche a seconda dell'età in cui il lettore vive.
Faccio un esempio, poi ritorno al tema. Pensiamo alle migrazioni barbariche della fine dell'impero romano, che fino all'altro ieri venivano chiamate invasioni. Oggi si preferisce parlare di migrazioni, ma vengono ovviamente collegate subito alle migrazioni di popoli che oggi stiamo sperimentando, cosa che per esempio nel 30-40 anni fa non avveniva. Quindi si dava alla migrazione, alle invasioni barbariche, un altro taglio narrativo. Questo era una riflessione su appunto l'opera dell'antichi, vista come in se stessa, come un certo documento storico, sui generis ovviamente. Bene, la peste degli anni 30, diciamo del 600. Non parlerò tanto di Empoli durante la peste degli anni 30 e del 600 perché c'è un... Lascio la parola a Carlo Maria Cipolla che si è occupato proprio della peste di Empoli in questi anni, quindi non entro nel dettaglio. Certo che anche a Empoli succede per molti versi quello che succede a Poggi Bonsi. Leggendo il libro, io sinceramente non conoscevo la realtà Poggi Bonsiese proprio nel suo dettaglio, anche se ovviamente potevo presumerla, visto che comunque è una comunità del Granducato, dello Stato Vecchio, quindi potevo capire dove sarebbe andata a parare, però diciamo che Empoli e Poggi Bonsi hanno molti punti di contatto, anche perché sono due realtà abbastanza similari. Sono due realtà popolose, ma non troppo, che comunque non possono ambire a un ruolo di primo piano all'interno del Granducato, quindi restano in ombra, diciamo, rispetto alle grandi città. Sono due realtà comunque produttive e hanno un tessuto più o meno, diciamo, articolato a livello produttivo. Sono inserite all'interno appunto, di assi viari e commerciali più o meno importanti. Anche Poggi Bonsi, come Empoli, ha questa distinzione tra il dentro e il fuori, quindi anche a Empoli, per esempio, c'erano consiglieri per dentro, consiglieri per fuori, quindi una realtà molto simile anche dal punto di vista ecclesiastico, perché anche a Empoli abbiamo la collegiata di Sant'Andrea, una collegiata che, come direbbe, diciamo, Gaetano Greco, fa jus patronato passivo, cioè seleziona un po' la dirigenza locale, diciamo, per cooptarla all'interno del capitolo della collegiata. Una collegiata, quella di Empoli, abbastanza ricca di opere d'arte, c'è a Empoli come a Poggi Bonsi un santo a cui votarsi nel caso della festa. Empoli diciamo, sono vari, c'è Sant'Andrea ovviamente che è il patrono, c'è San Nicola che protegge contro la peste. Ci sono anche a Empoli ovviamente compagnie laicali, la compagnia di San Lorenzo per esempio, che durante la pestilenza si occupano della sepoltura dei defunti. Due realtà simili anche dal punto di vista, diciamo, della reazione umana e emotiva alla peste, perché ovviamente anche a Empoli c'è appunto il timore, lo sconcerto e poi le varie ingiunzioni che arrivano dal centro. Ci sono processioni, c'è un oggetto sacro a Empoli molto importante, che è il Crocifisso delle Grazie, che viene portato ripetutamente in processione lungo tutto il perimetro del castello e della comunità, diciamo, di Empoli, che è a capo di una podesteria, esattamente come Poggi Bonsi, per scongiurare appunto prima l'arrivo della peste e poi per far cessare il contagio, facendo morire così, in questo modo, anche molti canonici della collegiata che avevano partecipato alle varie processioni e ai vari riti. Quindi anche in questo caso, ovviamente, le processioni portano il rischio di, ovviamente, promiscuità, vicinanza e quindi trasmissione della malattia. Anche a Empoli c'è un potere centrale che interviene con, ovviamente, patenti di sanità, con appunto, ordini, con chiusure, con confinamenti. Un po' come ci viene ricordato anche, vediamo anche nella Vita di Galileo, no, di Bertolt Brecht, e qui c'è proprio un episodio dedicato alla peste con una situazione che ricorda un po' quello che abbiamo vissuto noi oggi, quindi persone che sono in casa, a loro rischio e pericolo escono per comprare i beni di prima necessità per fare la spesa. Ecco,
L'Antichi ci parla di questo sistema amministrativo abbastanza farraginoso e certo siamo nell'Italia del Seicento, quindi abbiamo una burocrazia che non è efficiente come oggi, anche se insomma anche oggi la riflessione, la domanda che mi stavo ponendo è c'è una burocrazia efficiente anche oggi? Insomma, comunque. Però si nota il tentativo in Toscana, e questo volevo sottolinearlo, da parte della dominante di Firenze e dello Stato in generale, del Granducato, di operare sul territorio attraverso una figura chiave, che è quella del podestà, che proprio negli anni 30, io mi sono occupato proprio dell'esercizio della giustizia e dell'amministrazione granducale in periferia, cioè in questo caso Empoli, ma in Poggi Bonsi avviene lo stesso, che funziona un po' come un tramite tra le richieste della comunità e il potere centrale. È una figura che proprio negli anni 30, sono degli anni decisivi un po' per le istituzioni toscane, dagli anni 30 agli anni 60, è una figura che ancora ha un ruolo, che assumerà nel corso degli anni 30 o 40 sempre più prerogative e che poi cederà man mano il suo ruolo, la sua centralità al cancelliere comunicativo. Cioè si nota comunque la volontà dello Stato centrale di controllare il territorio. E questo è molto importante perché ci dice, ci parla proprio, se vogliamo, anche della modernità del Granducato di Toscana, che insieme al Ducato di Savoia, alla Repubblica di Venezia, possono essere considerati un po' gli stati più moderni da questo punto di vista. Cioè, per moderno intendo quello Stato che cerca di essere stato centralizzato, meno centralizzato, e a controllare il territorio in Toscana per non solo disciplinare, ma anche tutelare, quindi anche promuovere. E lo vediamo soprattutto nel caso di questa epidemia, quando il centro cerca di intervenire appunto con tutti i suoi strumenti a disposizione, dispiegando gli strumenti a sua disposizione, amministrativi soprattutto, ma anche militari, se vogliamo, per il contenimento del morbo, con delle misure che oggi sono, diciamo, sarebbero in linea con quanto fatto. Pensiamo che ci sono oggi dei paesi, degli stati, dove queste misure non sono state prese, ma che, diciamo, generalmente parlando, non ci stupiscono molto. Quindi, come è stato già detto, la quarantena, le dichiarazioni, il confinamento, le zone rosse, che erano state, diciamo, affrontate all'epoca e vengono affrontate anche oggi. Certo, con degli effetti ovviamente diversi e con una capacità di intervento e di controllo capillare del territorio da parte dell'istituzione centrale ovviamente differente rispetto a oggi. Però notiamo questo sforzo, notiamo che c'è uno Stato che cerca, seppur non so, piccolo, la Toscana, seppur marginale, seppur appunto comunque in secondo piano rispetto a altri stati che nello stesso periodo stavano diventando veramente stati moderni, penso per esempio alla Francia, in cui troviamo già negli anni 30, già da anni, un primo ministro o un valido, come dicono, diciamo, gli storici, si occupano delle istituzioni, cioè un plenipotenziario, una figura di Richelieu, per esempio, che ha in mano veramente tutte le chiavi burocratiche e amministrative del regno. Però uno Stato, come dicevo, che cerca di fare del suo meglio, ecco, in questa situazione. Cerca appunto, è stato ricordato, l'approvvigionamento di cibo, ci metto anche lo sforzo di calmierare un po' i prezzi, la lotta alla speculazione, cose che ovviamente non possono essere, non hanno sempre successo, perché appunto ci sono speculatori, ci sono approfittatori, ci sono coloro che appunto fanno incetta, come si diceva all'epoca, di grasce, cioè di cibo, per poi rivenderle a prezzo salato. Però uno Stato che è presente nella figura dei podestà, questo lo vediamo a Empoli, ma lo vediamo anche dal resoconto, diciamo, dell'opera dell'Antichi, podestà che veramente cerca, ventre a terra, sul territorio, di fare il possibile, salvare il salvabile e di far eseguire gli ordini che arrivano dal centro. È uno snodo politico importante questo, come dicevo, e la peste forse lo mette a dura prova. Cioè, diciamo che stressa, come potremmo dire, stressa questo meccanismo statale che si sta formando.
perché è lì che veramente si sente la necessità di ordini stringenti, di controllo capillare del territorio, di obbedienza della popolazione, dei consigli locali, comandati dai guidati, se vogliamo, dai gonfaloniere, che spesso sfuggono un po' alle prescrizioni anche statali, perché si vuole organizzare la festa del santo, perché si vuole spendere soldi nei fuochi d'artificio, questo anche a Empoli, perché si vuole comunque fare qualcosa che va oltre gli statuti, con i 9 conservatori, per esempio, e altre magistrature di controllo, nello Stato Nuovo sono i 4, che cercano di frenare queste spinte. Certo, è faticoso, ma è una situazione che ovviamente porta a una prova, diciamo, una prova per l'intera Toscana. Una prova che però, almeno per quanto riguarda Empoli, viene superata. In che senso? Non solo viene superata dal punto di vista demografico, perché se noi vediamo, ovviamente la peste produce numerose vittime, ma se noi vediamo il lungo periodo del Seicento, vediamo che alcune realtà toscane, soprattutto la Toscana dell'Arno, conoscono comunque una crescita della popolazione. Empoli, per esempio, nel corso del Seicento ha 2 cadute forti a livello demografico, la peste del 1630 e degli anni 30 e l'epidemia di tifo del 48-49, ma nel lungo periodo ha comunque una crescita demografica. Ma una prova che viene superata anche dal punto di vista istituzionale e, possiamo dire, economico. Quando avvengono queste calamità, possiamo dire, quando succedono, quando un territorio subisce un attacco così forte da un nemico esterno, che può essere una catastrofe naturale o una malattia o una guerra particolarmente devastante per il territorio, tutto ciò rischia veramente di snaturare un territorio, un tessuto umano, un tessuto produttivo, un tessuto sociale, e di infliggere gravissimi danni dai quali a volte si stenta a riprendersi. Oggi lo stiamo sperimentando. Oggi noi non sappiamo quali saranno i danni del Covid-19, perché possiamo vedere ovviamente l'immediato, ma non sappiamo nel lungo periodo quello che il Covid potrà fare. Può darsi che, qui ce lo speriamo tutti, questo, che l'impatto della malattia sia limitato negli usi, nei costumi, nella mentalità e nell'economia, può darsi invece che i danni inferti all'economia siano di lunghissimo periodo, di lunghissimo periodo. Ultimamente un articolo apparso su Repubblica ha parlato proprio di cronocentrismo, cioè mettere in guardia proprio dal enfatizzare ciò che ci sta succedendo oggi come evento irripetibile in grado di cambiare la storia. Mettiamolo fra molti sé, cambierà la storia del Covid-19? Non lo sappiamo. Di fatto, però, nel breve periodo ha inflitto gravi danni alla nostra economia. Bene, nel Seicento è la stessa cosa. E va a colpire un territorio, quello toscano, che dagli anni 20 è immerso, diciamo, nella cosiddetta, no, crisi del Seicento, questa categoria storica di cui si abusa anche un po' e che vede una crisi mediterranea, uno spostamento di traffici commerciali e di capitali verso l'Europa del Nord. Bene, tutto questo teoricamente avrebbe dovuto quindi affossare la Toscana, perché se ci mettiamo crisi economica, spostamento dei traffici commerciali più importanti, la peste, un osservatore potrebbe dire va bene, un osservatore non sa niente, comunque sapete questa cosa per la prima volta, potrebbe pensare va bene, allora la Toscana va in crisi, entra in una crisi profonda, decade, diventa praticamente uno Stato allo sbando a livello politico, amministrativo ed economico. Così non è. Così non è perché c'è in Toscana una capacità di, potremmo dire, resilienza, di resistenza a ciò che avviene di negativo, che porta alcune realtà, soprattutto le realtà legate all'asse dell'Arno, quindi io mi sono occupato di Empoli, ma potremmo parlare di Pontedera, potremmo parlare di Prato, potremmo parlare soprattutto di Livorno, in Toscana nel Seicento, che non solo nel corso del XVII secolo, non solo riescono a sopravvivere, diciamo a barcamenarsi, che non male, come un pugile, no? Che riceve i colpi ma resta in piedi, ma anzi hanno nel lungo periodo ovviamente anche una crescita economica, culturale, demografica,
politica e amministrativa, una crescita anche delle classi di governo. Sarebbe interessante parlare da questo punto di vista di cosa succede a Poggibonsi, perché ecco, io non conosco benissimo la realtà di Poggibonsi, però sarebbe interessante vedere come Poggibonsi poi nei decenni seguenti la peste abbia reagito all'epidemia degli anni 30, abbia reagito alla crisi economica, abbia reagito all'epidemia di tifo della metà del XVII secolo. Empoli, io posso parlare di Empoli per fare un confronto. Empoli, che è inserita in un tessuto appunto viario, commerciale importante, riesce a resistere in questa fase. Riesce a resistere perché si riprende grazie a degli strumenti che ha, grazie per esempio al commercio sull'Arno, grazie alle strade, agli assi fluviali o terrestri che la attraversano, grazie a un ceto dirigente locale che proprio nel 600 si struttura, formato da famiglie che fanno fortuna proprio nel XVII secolo, che da pannaioli diventano per esempio cavalieri di Santo Stefano o diventano notabili locali e anche notabili, diciamo, statali, quindi figure importanti dell'amministrazione granducale fra 6 e 700 soprattutto. Perché avviene questo? Perché c'è Livorno? Perché c'è il commercio sull'Arno, ma perché è la metà del Cinquecento, e questo è un po' quello che succede ad Empoli, succede alla Toscana dell'Arno, alla quale Poggibonsi però comunque è legata, se vogliamo, da alcuni rapporti viari e commerciali, anche se non è così, diciamo, inserita all'interno di questo sistema. Perché da, dicevo, alla metà del Cinquecento che almeno nella Toscana dell'Arno sono stati fatti degli interventi dal potere centrale. Un potere che, come dicevo all'inizio, diciamo, della mia esposizione, non è solo un potere disciplinante, di controllo, diciamo, del territorio, che è fondamentale, prassi che è fondamentale, diciamo, con l'insediamento di Cosimo I, la Toscana esce da una lunghissima fase di guerra, in tutta l'Italia c'è bisogno di un disciplinamento sociale abbastanza ferreo, diciamo, controllo del territorio con, per esempio, la proibizione delle armi, della violenza privata, faccio così proprio un accenno, butto lì. Ma è anche una tutela del territorio. Tutelare che cosa vuol dire? Cercare di promuovere il territorio che si ha a disposizione. E allora penso, per esempio, ai lavori che vengono, di manutenzione vengono fatti nell'Arno per renderlo navigabile e continuare a far sì che sia navigabile. Penso al Fosso dei Navicelli, cioè il fosso che collega l'Arno a Livorno e che struttura una vera e propria FPV, praticamente da Firenze a Pisa si può navigare, ma si può prendere il Fosso dei Navicelli e arrivare anche a Livorno. Penso alla promozione anche in loco delle elite locali che vengono inserite all'interno del gioco granducale attraverso le bande delle scritte, attraverso i Cavalieri di Santo Stefano, il controllo dei nove conservatori sulle spese locali, per cercare di tutelare le varie comunità, le varie azioni granducali a favore della tutela del commercio, attraverso per esempio il Tribunale della Mercanzia, che nel corso del 5-600 snellisce molto le sue pratiche e il tempo anche delle discussioni delle cause, diciamo, pecuniarie. Tutta una serie di interventi che sembra fare, questo almeno è quello che avviene per Empoli, che abbia successo e che quindi permettono ad alcune realtà, qui si parla di Empoli, però diciamo tutta, se vogliamo bene, insomma, la Toscana, permettono permettono alla Toscana di resistere anche di fronte alla marea, danno un salvagente in questo tsunami, come diciamo è stato detto per la peste. Di fronte a un evento catastrofico, c'è chi affonda, nega, perché non ha, diciamo, quegli strumenti alle spalle, quelli che permettono di resistere, non ha le fondamenta solide, diciamo. C'è chi invece riesce a barcamenarsi, a salvarsi, a ripartire con slancio. Ecco, per quanto riguarda Empoli e l'asse dell'Arno, la Toscana dell'Arno, questo avviene. Avviene, come dicevo, non a caso. Avviene grazie ad un potere, quello granducale, che forse per lunghi decenni è stato messo un po' alla berlina, no? Insieme
al 600, visto come età di crisi, decadenza, diciamo, aveva una nomea negativa anche per un po' la pubblicistica lorenese, che diciamo voleva unire di nuovo, cerca sempre di screditare il vecchio, no? Per dire gli altri non sapevano farlo, farle le cose, noi sì. Ma che ora, nel corso degli ultimi decenni, viene rivalutato per l'opera di salvaguardia, di promozione, di tutela, diciamo, del territorio. Opera di tutela che io, di promozione, e comunque impegno nel cercare di controllare il territorio a fin di bene, in questo caso dei sudditi, diciamo, del Granduca, che io ho ritrovato nel libro dell'Antichi, diciamo, nella narrazione storica che l'Antichi ci fa, e ovviamente ho ritrovato anche nei miei studi, vedendo come alla fine, pur in mezzo a gravi difficoltà che c'erano e continuano a esserci, anche economiche, della Toscana, pur in mezzo appunto ad un evento veramente drammatico come quello della peste, c'è alle spalle uno Stato che cerca di prendere delle decisioni e cerca di far applicare quello che ha deciso anche con la forza per il bene, diciamo, dei sudditi. Una prassi che oggi non è così scontata e che appunto noi oggi stiamo sperimentando. Quindi possiamo capire ciò che è stato fatto e possiamo anche capire la portata, diciamo, dell'intervento del potere centrale. Un potere, qui concludo, che quando, diciamo, verso la fine del Seicento lascerà il testimone, verso la fine del Seicento, diciamo, si strutturerà sempre meglio nel territorio attraverso i cancellieri, e quando, dopo Gian Gastone, quindi siamo negli anni 40, 50 del Settecento, passerà il testimone, verrà comunque apprezzato da i Lorena, e quando arriveranno, all'inizio almeno, continueranno ad usare la rete di funzionari locali che aveva usato il Granducato di Toscana. Perché li usano? Perché sono loro veramente gli intermediari della comunità dello Stato, sono i portavoce del Granduca, ed è una rete che dalla seconda metà del Seicento, proprio quando la Toscana esce da queste fasi epidemiche, attraversa però il Granducato, il regno di alcuni granduchi molto criticati come Cosimo III e Gian Gastone, però si struttura bene sul territorio e fa funzionare una macchina statale che per certi versi può essere, diciamo, accostata a quella di altri stati del periodo, come quella della Francia, il Giù XIV, fatte ovviamente le dovute differenze, molto in piccolo e all'italiano. Diciamo. Io qui ho concluso, diciamo, con questo parallelismo tra Empoli e Poggibonsi, soprattutto sull'intervento del potere politico per quanto riguarda la peste. È un argomento, credo, molto attuale, perché se leggiamo i giornali, gli Stati Uniti, il Brasile, la stessa Gran Bretagna hanno avuto moltissimi tentennamenti e ne stanno pagando ancora, verso il Brasile e gli Stati Uniti, le conseguenze dal punto di vista sanitario. Grazie a Gabriele, che questo è un intervento molto interessante, che ci ha fatto un duplice richiamo alla storicizzazione, no? Da un lato l'invito a leggere qualcosa che nel libro di Costantino Antichi appare quasi scontato per noi che lo leggiamo oggi e che invece non lo è, cioè il ruolo delle istituzioni, dello Stato, insomma, forte, ecco, sostanzialmente, che è in grado di guidare non solo le politiche sanitarie, ma in generale la reazione della comunità all'evento. E l'altro richiamo che sottolineerei è quello a storicizzare gli stessi storici, cioè quello che dicevi all'inizio sul fatto che Costantino Antichi leggeva questi documenti ormai più di 40 anni fa in modo diverso da come li avremmo letti noi, e noi anche leggiamo quel libro con occhio diverso da quello a cui lui stesso pensava, no? Per esempio, cioè, verrebbe da riflettere sul grande ruolo che ha nel libro di Costantino Antichi la topografia, no? I nomi dei luoghi, il tentativo di restituire la geografia del paese, non l'abbiamo notato, ma per lui era evidentemente una cosa molto importante, forse più di quanto lo è per noi oggi, perché lui stava di fronte ad un mondo locale che si stava trasformando, no? Ci sono dei cenni all'industrializzazione,
al fatto che tutto cambia dal punto di vista geografico, e per lui quel libro, la scena iniziale in cui Della Rocca sale alla fortezza e da lì vede tutta la vallata, eccetera, è un modo per restituire quella integrità di un vecchio mondo che sta scomparendo sotto i suoi occhi, no? Per noi forse sono diverse oggi le urgenze e le rilevanze. D'accordo, grazie mille. E allora siamo all'intervento del professor Giovanni Cipriani, che ci siamo sentiti prima, aveva qualche problema col microfono, facciamo di nuovo una prova. Benissimo, molto interessante la serata. Io vorrei soffermarmi sugli aspetti medici e farmaceutici per ribadire l'interesse di questa fonte e l'interesse della rielaborazione che è stata fatta. Naturalmente noi abbiamo ben sentito alcuni provvedimenti importanti, primo fra tutti la quarantena, la segregazione, ma cosa si sapeva della peste? Questo è il punto centrale. Si credeva che la peste fosse provocata dalla alterazione dell'aria, cioè sostanzialmente l'antica teoria miasmatica, i miasmi che provocano una malattia. E quindi per proteggersi dalla peste, cosa si doveva fare? Si doveva prima di tutto respirare un'aria più pura, e spesso un'aria che era in un certo modo profumata. Ecco dunque l'importanza di tutte le resine, di tutte le essenze, e difatti è stato ben ricordato il metodo per disinfettare le lettere, le merci con rami di ginepro, di alloro, si giungerà in alcuni casi a bruciare lo zolfo. Come molto interessante è anche il metodo per disinfettare le monete. Il denaro era allora solo metallico, e quindi l'aceto, talvolta si pensava che bastasse anche mettere le monete nell'acqua, avere comunque qualche elemento per poter disinfettare. E i medici come visitavano? Ebbè, l'abito caratteristico del medico della peste, che è stato consacrato in tante immagini, è lo specchio di questa mentalità. Il medico aveva una lunga veste, guanti, si cospargeva le mani di aceto e aveva poi il volto coperto da una maschera a becco di uccello, e respirava attraverso dei fori praticati nel becco, e questi fori erano sempre cosparsi di profumi o comunque di essenze resinose. Quello che era importante dunque era respirare un'aria non corrotta. Si invocava il santo protettore contro la peste, che poteva variare. C'era un santo per eccellenza, un appestato, che è San Rocco. San Rocco è un pellegrino di Montpellier che viene colto nel 1300 dalla peste, e questo pellegrino fugge dal lazzaretto dove era stato ricoverato, si trova in campagna, pensa di dover morire almeno all'aria aperta, è sotto una pianta, e riceve una visita naturalmente miracolosa, un cane, e questo cane ha un pezzo di pane in bocca, e questo cane si reca tutti i giorni con un pezzo di pane in bocca a trovare Rocco, e questo naturalmente è un emissario divino. Siamo nella città di Piacenza, San Rocco guarisce, e
viene individuato come il protettore della peste ed è tradizionalmente raffigurato con la gamba nuda, con il bubbone, l'abito del pellegrino e accanto a lui c'è un cane, generalmente un cane con il panino nella bocca. Ebbene, ci si rivolgeva proprio a San Rocco contando sulla protezione divina. Ma questa protezione divina in taluni luoghi era anche chiesta a San Sebastiano, che era l'altro grande protettore. Ma la peste, in realtà, da cosa era provocata? Noi oggi lo sappiamo. Il vettore era la pulce di un particolare tipo di topo, il ratto nero. E la peste da dove si diffonde? Si diffonde dalla Germania. È uno dei frutti più avvelenati della guerra dei Trent'anni. E la peste invade la gran parte dell'Europa, scende, come abbiamo ben visto, anche in Italia, arriva anche in Toscana, ma si ignora completamente che i topi sono la causa scatenante. E dalle cronache, soprattutto del 1630-31, noi sappiamo che in quel periodo il numero dei topi fu sconcertante e proprio questi topi erano la causa della peste. Ecco perché riuscivano a salvarsi quelli che vivevano in modo più isolato, quelli che erano meno in contatto con questa realtà, riuscivano a cambiarsi d'abito più spesso. Ecco dunque la profonda differenza anche sociale, e contemporaneamente riuscivano in qualche modo a isolarsi. L'unica difesa contro la peste era un tempo affidata ad un proverbio: partir presto, tornar tardi. Partire presto dalla zona in cui la peste si manifestava e tornare più tardi possibile. Del resto c'è il bellissimo precedente della peste del 1348, di questi giovani che saranno poi i protagonisti del Decamerone, che si isolano in una atmosfera straordinaria e proprio grazie all'isolamento riescono ad evitare il contagio. Quando la peste scompare? Perché noi vediamo queste testimonianze drammatiche, però noi sappiamo che con l'inizio del Settecento la peste scompare completamente, scompare dall'Europa. Scompare per un fenomeno molto interessante. Da un lato è vero, c'è una maggiore attenzione all'igiene, ci sono indubbi progressi nel campo della medicina, della farmacia, ma quello che è più importante è una migrazione di topi. Noi ancora oggi vediamo l'arrivo di animali, talvolta piccoli, talvolta meno piccoli, che invadono il nostro territorio. Ebbene, all'inizio del Settecento, attraverso i traffici e i commerci con il Nord Europa, dalle navi arrivano i ratti norvegesi. E il ratto norvegese è quello che noi siamo abituati a vedere oggi comunemente, questi topi grigi, grossi, con la coda nuda. E beh, questi topi hanno ovviamente delle pulci, ma la pulce del ratto grigio norvegese non trasmette la peste, mentre la trasmetteva il ratto nero più piccolo. Questi ratti grigi norvegesi, forti, aggressivi, hanno sterminato tutti i ratti neri. Grazie a questo la peste è scomparsa.
La peste però è ancora presente in talune zone in Asia, specialmente in India, perché ci sono ancora colonie in quell'area di ratti neri. Ecco dunque un aspetto molto interessante. Come ci si curava dalla peste? Non c'erano terapie, cioè la terapia che esisteva era mirata essenzialmente a respirare in modo più salutare, questo si credeva fosse essenziale. E quindi su fumigi, incensi, tutti elementi che avevano però anche un aspetto interessante, disturbavano i topi e questo rendeva indirettamente meno facile essere aggrediti dalle pulci. Molti respiravano, prima di uscire di casa, sostanze odorose, oppure giravano fiutando questi impasti che potevano trasmettere meglio degli odori gradevoli. C'era poi una medicina, l'unica che veniva considerata un toccasana. Era un'antica medicina, la teriaca. Ufficialmente era attribuita ad Andromaco, il medico di Nerone, quindi una medicina che si perdeva veramente nell'antichità. Che era un miscuglio di sostanze vegetali, animali, uno dei componenti era la carne di vipera, e questa teriaca era considerata un rimedio sovrano. Ma questa teriaca in realtà non aveva nessuna incidenza nei confronti della peste. E quindi chi si salvava? Noi abbiamo ben sentito alcuni sopravvissuti. Si salvava chi era più forte, chi aveva maggiore resistenza. L'incidenza della peste fra chi contraeva la peste era legata a una mortalità che si aggirava fra il 40 e il 50%. Quindi in un'area dove la peste si diffondeva, il numero dei morti era altissimo, con conseguenze sociali che noi abbiamo ben sentito. Quindi riflettere su queste testimonianze, su questa fonte interessante, sulla elaborazione che è stata fatta, è estremamente interessante. E questa serata è una serata che onora giustamente uno storico di Poggibonsi che con grande passione, con grande entusiasmo ha portato avanti i suoi studi e che ha valorizzato questa fonte di Domenico della Rocca, che è una fonte preziosa per ricostruire un periodo storico estremamente interessante e vederne anche localmente l'incidenza e comprendere i provvedimenti che furono attuati. Il Granduca Ferdinando II dei Medici affrontò la peste con estremo coraggio per una vicenda personale. Qualche anno prima aveva contratto il vaiolo, si pensava che morisse. Fu coperto di fustole. Il vaiolo lo colpì in modo estremamente violento, tant'è vero che si pensò che probabilmente sarebbe morto. Fu inviato un pittore minore per realizzare due ritratti del giovane Granduca coperto di fustole. In un primo ritratto le fustole sono appena accennate, in un secondo
tutto il volto del Granduca è coperto, gonfio, non può neppure aprire gli occhi. Ecco una testimonianza precisa. Ma Ferdinando II superò il vaiolo. Avendo superato il vaiolo, Ferdinando II si credette immortale e soprattutto non ebbe nessun timore della peste del 1630, 31, 33 e non volle isolarsi, ma prese tutti i provvedimenti seguendo con estrema cura tutto ciò che potesse essere fatto per sostenere la popolazione, come è stato ben ricordato, con aiuti di grano, con l'invio di funzionari per il controllo della sanità, con la quarantena e tutti quei provvedimenti che cercarono in qualche modo di arginare questo flagello. Quindi una bella serata ricca di testimonianze. Grazie, perché anche questo è stato un intervento complementare agli altri, molto interessante, ci ha riportato una dimensione di storia della medicina e ci ha spiegato fra l'altro il motivo di quella cosa strana, per chi ha letto il libro, che Domenico Della Rocca dice a un certo punto, cioè la sua convinzione che a Poggibonsi c'era il contagio ma non c'era la peste, no? Perché la peste è quella che passava attraverso l'aria, appunto secondo la teoria dei miasmi, mentre il contagio è quello che lui dice passa dai corpi, dall'attaccamento dei corpi, no? Quindi dal contatto fisico diretto, che non si può però considerare peste nel senso delle credenze mediche del tempo. Ecco, è molto interessante. D'accordo, allora sono passate più di 2 ore senza che ce ne siamo quasi accorti, che significa che le relazioni sono state tutte molto interessanti. Abbiamo forse un po' di tempo per interventi, diciamo domande ai relatori, o anche se ci sono ulteriori interventi di ricordo su Costantino Antichi, sono benvenuti. Ecco, volevo dire quanto ho apprezzato gli interventi dei relatori che hanno parlato dopo di me. Veramente interessante sapere quello che è successo a Poggibonsi dopo questo periodo di crisi, come appunto suggeriva Gabriele Beatrice. Poggibonsi centro agricolo, sì, nodo viario. Non sono una specialista di storia del Seicento di Poggibonsi, credo però molto meno ricco di risorse di quello che già poteva essere Empoli o comunque una comunità dell'Arno. Ecco, volevo aggiungere soltanto una cosa. Come dicevo, il libro di Antichi è una miniera di notizie, nelle notizie, e fra le tante Antichi narra, riprendendo da Della Rocca, che nel corso della processione, che poi fu foriera del contagio, fu portato dal convento di San Lucchese all'oratorio di Santa Maria delle Grazie del Piano un quadro d'argento che la comunità di Poggibonsi aveva pagato a proprie spese, nonostante la povertà, a un orafo fiorentino. Un quadro d'argento che raffigurava San Lucchese, che poi sarebbe il beato, ma insomma notoriamente chiamato santo, che poi è patrono civico della città, appunto con la città nelle mani in atto di offrirla alla Vergine per la salvezza dal contagio. Un'iconografia tra l'altro molto particolare. San Lucchese è molto di rado reso in questa iconografia, cioè con la città nelle mani, se non in alcuni ex voto. Purtroppo questo oratorio è scomparso, sarebbe interessante cercare qualcosa su questo quadro d'argento o su eventuali riproduzioni che in seguito forse ne saranno state fatte. Ecco, questo mi sembrerebbe uno spunto di ricerca molto interessante. Ma insomma, diciamo, commenterei che i temi che sono stati messi sul piatto sono tantissimi. A me quello, diciamo, da un lato quello che mi interessa è quello che Gabriele Beatrice, ripeto ancora una volta, ha sottolineato, cioè che alla fine
rileggere questo tipo di libri per noi ha senso, credo, all'interno di una storia degli intellettuali, nel senso gramsciano del termine, se vogliamo, no? E, diciamo così, quindi la storia di chi ha tentato di ricostruire la storia, no? Mi pare una dimensione ineliminabile per chi oggi voglia ragionare su questi temi, appunto di sguardi diversi, ma anche il senso che a metà anni 70, in un periodo così diverso dal nostro attuale, aveva il concepire il progetto di libri di questo tipo. Insomma, questa è una cosa su cui credo dovremmo ancora a lungo ragionare. Ecco, e l'altra cosa che lo chiedo come, lo butto lì come un punto di riflessione per i relatori, se credono di intervenire su questo. L'altra cosa che mi colpisce molto, dicevo prima, dei linguaggi, il linguaggio della religione, quello delle istituzioni amministrative e quello di una scienza, come dire, che aveva una debolezza forse maggiore rispetto ad oggi, ma che era presente, che era già fortemente alleata con le istituzioni civiche, no? E quindi due linguaggi che si fronteggiano nel tentare di dare un senso a qualcosa che per la popolazione senso non ha, è qualcosa che si distanzia radicalmente rispetto alle esperienze precedenti che potevano avere. E questa mancanza di senso è accentuata tanto più dal non saper bene quali sono le misure giuste da prendere, no? In quello che ci ha raccontato Giovanni Cipriani, per esempio. È molto interessante il fatto, la nostra considerazione attuale, che i rimedi o le precauzioni che si prendevano funzionavano malgrado presupponessero una teoria falsa, no? Di come funziona il contagio della peste, no? Quindi, come dire, quasi per sbaglio, però funzionavano lo stesso perché magari allontanavano i topi, eccetera. In tutto questo mi pare che emerga, cioè nello scontro incontro tra il linguaggio prevalentemente religioso, cioè quello che è stato ricordato, interpreta la peste come un castigo di Dio per il peccato degli uomini e che interpreta la guarigione come un pentimento, cioè il tema del pentimento, no? È molto forte in questo. E anche la tendenza a interpretare il contagio, cioè chi si ammala e muore, come frutto di comportamenti immorali, in qualche modo, no? Perché contravvengono alle norme, saltano le mura della città, vanno a Firenze o a Colle a commerciare mentre non dovrebbero farlo e così via. E quindi anche qui è in qualche modo una punizione che cade su di loro dall'esterno, no? Faccio notare che Costantino Antichi nel libro prende una posizione molto netta verso questo modo di intendere la religione, che considera superstizioso, no? Perché questo rientra nelle visioni diverse e nei piani diversi della storia. E tuttavia quello che noi, come dire, se noi depuriamo dal linguaggio più esplicitamente religioso tutto questo, vediamo una tendenza alla moralizzazione della malattia, dell'epidemia, e dei comportamenti che rispetto a questo si mettono in atto, che rappresenta forse un elemento, come dire, più strutturale, no? Meno evidente nell'immediato, ma forte di nesso con quello che sta succedendo oggi. Perché, per esempio, nel modo diciamo, storico, ma in pratica più le scienze sociali, nel modo in cui le scienze sociali hanno affrontato l'epidemia oggi, è stato forte il tentativo di evidenziare appunto la moralizzazione dei comportamenti, cioè il modo in cui non possiamo fare a meno, da un lato, i media, che sono questa grande cosa che non c'era nel 600, no? Perché bisogna affrontare i contesti, quello che manca nel 600, cioè c'è un'opinione pubblica, e Costantino Antichi dice spesso, i poggibonsesi, no? Cosa pensano in generale, così via. E poi ci sono le istituzioni, manca ovviamente l'elemento dei media che per noi è stato quello che ci ha tenuto in contatto con il mondo e che ha plasmato con forza, tra il nostro punto di vista, le opinioni, eccetera, eccetera. Ecco, i media hanno fortemente moralizzato il tema dei comportamenti pubblici, per esempio, ma c'è stato anche un elemento forte dal basso di moralizzazione, cioè la gente che andava a gridare contro i runner solitari sulla spiaggia, no? Questi episodi a cui abbiamo assistito sono interessanti, diciamo, perché
implicano il fatto che c'è un risentimento verso dei comportamenti considerati come pericolosi che va al di là anche della loro pericolosità immediata e specifica. Ecco, quindi questo elemento della morale forse è qualcosa che si ritrova chiaramente nella rappresentazione di Domenico della Rocca e nella lettura che ne fa Costantino Antichi, diciamo, e che forse riguarda anche noi oggi, ecco, il nostro tentativo di comprendere quello che ci è successo e che ci sta succedendo. Sì, questo fatto della moralizzazione, sì, mi trova perfettamente d'accordo nella stesura appunto che Antichi fa. È proprio quello che io dicevo dell'atteggiamento sociale poggevozzese contro il povero Simone della Scandira. Cioè, mi colpiva leggendo il libro che mentre a Poggevonzi non si verificò per fortuna tutto il fenomeno della caccia all'untore, nemmeno nel primo caso, nel primo assalto, invece nel caso di Simone della Scanghera ci fu proprio questo fermento, questa strutturazione, proprio altro che moralizzazione di odio nei riguardi di questa persona, aveva portato il contagio. Per di più andando a prendere dei soldi a Firenze, perché lui non l'aveva detta la ragione, ma poi alla fine venne fuori. Allora sì, e questa, allora ecco il podestà che lo chiama, in qualche maniera nemmeno legittima, in qualche maniera razionalizza quasi, no? La rabbia della gente infliggendogli questo mestiere di Becchino. Cioè, a me ha colpito tanto questa storia, no? Perché è tanto diversa dalla storia dell'untore, ma è tanto più vicina forse a certi atteggiamenti che si sono visti anche ora, no? Che si stanno vedendo anche ora. L'apertura delle regioni, insomma, porta a considerazioni di paura e anche, se si vuole, di respingimenti di persone che potrebbero venire, portare contagio e via dicendo. La beffa nel racconto di Antichi è che chi portò il contagio da Firenze, Simone della Scanchera o Pietro Fusi a Cedda, non morì, fece morire chi aveva vicino, però per una sorta di beffa sopravvisse, ecco. Quindi fu come esonerato dal castigo divino, ecco, castigo degli altri. Va bene, allora grazie ancora, io penso che possiamo chiudere a questo punto, vi ringrazio davvero tutti, ringrazio tutti i partecipanti e chiudo con l'auspicio che possiamo magari alla fine dell'estate rivederci ancora tutti, auspicabilmente in persona questa volta, e riparlare ancora dell'opera di Costantino Antichi e ricordarci appunto dei 100 anni dalla nascita di questo personaggio importante nella nostra storia locale. D'accordo, grazie a tutti di nuovo e buonasera. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci.